L'arresto di Raffaele Marra, il fedelissimo di Virginia Raggi, quindi terremoto politico al Campidoglio, sul colle del Campidoglio, e quindi noi continueremo ovviamente a seguire come questa notizia. Sono con Piero Schiavazzi, docente di geopolitica Vaticana Tor Vergata all'Incampus, e con Francesco Rocca, che è il presidente della Croce Rossa Italiana. Arriviamo subito sul tema che vogliamo trattare con i nostri ospiti. Però intanto benvenuti. Io non vi ho neanche detto buongiorno, ben trovati, scusate, ma siamo entrati nelle notizie. Buongiorno, benvenuti a Dentro i Fatti con le tue domande, perché il saluto lo si deve sempre. Sono io che entro a casa vostra e ovunque stiate seguendo Sky TG24, quindi ben trovati. Allora, Piero Schiavazzi, Roma, Milano, sindaci, problemi. Dobbiamo parlare del Papa o dobbiamo parlare dei sindaci? Perché le cose hanno un... Sono strettamente collegate, se ho letto bene. Perché le cose hanno un collegamento, nel senso che c'è un giorno all'anno in cui la colonna di Piazza di Spagna diventa una colonna di Mercurio e misura il termometro tra il Campidoglio e Bergoglio, tra la città e il Papa, ed è l'8 dicembre. Quando lui va un po' a memoria di una... Verginità, l'Immacolata sotto la statua, un po' ultima ancora, ultima rocca dove si arrocca quel po' di verginità che è rimasta a Roma. Questo è il senso dell'Immacolata. Il Papa ci andò drammaticamente 2 anni fa, quasi a sfuggire dall'inondazione del mondo di mezzo. Domani il Papa compie 80 anni, non vuole gli auguri perché ha detto che non porta bene, noi non li facciamo fino al giorno. Ma di questo parliamo più tardi. Però ti voglio dire, non ti sembra quest'uomo, il vecchio e il mare di Hemingway, che torna con questo suo Marlin e vede i pescecani che divorano strada facendo pezzi di mondo e adesso pezzi di città, che gli portano via e porta a riva a 80 anni, sulla soglia e sulla spiaggia della vecchiaia? Quest'uomo porta una carcassa di questa che doveva essere una pesca abbondante, a cominciare dalla sua città. Quest'uomo che scende a Sibari nel 2014, quasi guidando un esercito di liberazione nelle terre occupate dalla mafia, e poi si vede Roma che diventa la sua Stalingrado. La sua Stalingrado occupata dal mondo di mezzo, dove si lotta metro per metro, quartiere per quartiere, periferia per periferia, per sottrarre alle mafie il popolo di Dio, in questa giungla della globalizzazione urbana, suburbana, metropolitana, internazionale globalizzata. Allora, va bene la liaison per te? Per è perfetta, ma non c'erano dubbi, Piero Schiavazzi, è perfetta, e di Papa Francesco parleremo come Papa, nel senso degli auguri, ne parliamo tra poco. Di Papa Francesco che continua a chiedere a gran voce, a dire a gran voce che le spese fatte per gli armamenti sono alla base di un disastro mondiale, non si sentano colpiti coloro che lavorano nell'industria degli armamenti. Parliamo di tutto ciò che produce guerra, però, e per questo siamo con Piero Schiavazzi e siamo con Francesco Rocca. Aleppo è uno dei luoghi, uno dei, perché la Croce Rossa è ovunque, ovunque, terremoto, disastri, ovunque nel mondo. Però oggi Aleppo è teatro di una, ecco, sangue sulla speranza, di un eccidio al quale, di fronte al quale non possiamo far finta di girarci dall'altra parte, Presidente. No, non ci siamo girati dall'altra parte, parlo come organizzazione umanitaria. Abbiamo pagato anche un prezzo abbastanza alto, perché i nostri operatori, purtroppo ancora non è confermata, ma in queste ultime ore sembra che ne abbiamo perso un altro sotto il fuoco di questa guerra che continua nonostante gli appelli che provengono da tutte le parti a Idlib, e siamo in attesa purtroppo di avere conferme, notizia proprio di poco fa. E è una guerra che da anni ormai, perché sono oltre 5 anni, che vede vittime i più piccoli, i civili, i bambini, gli anziani. E in queste ore, ieri ne siamo riusciti a portarne via 3.000, ma le ore non bastano. Noi abbiamo chiesto una tregua che possa durare qualche giorno, abbiamo chiesto che vengano sospesi i bombardamenti, ma siamo anche molto preoccupati per quello che riguarda, insomma, quegli atteggiamenti, perché ci sono anche report di utilizzo dei civili come scudi umani. Questa è una guerra che ha perso ogni regola, ogni regola. Qualora una guerra possegga regole, e questo la Croce Rossa ce l'ha insegnato nel corso di
più di un secolo. Anche le guerre hanno le regole, queste sono le convenzioni di Ginevra, certo. Noi a quelle ci appelliamo, il problema è che questa guerra le ha fatte saltare tutte. Le ha fatte saltare tutte quante, e noi andiamo da Fabrizio Carbone, capo delegazione del Comitato Internazionale Croce Rossa, collegato con noi via Skype da Beirut. Carbone, buongiorno. Buongiorno. Grazie del suo tempo, perché il vostro tempo è più che mai prezioso in ore come queste. Allora, viene da farle la domanda più banale, dire situazione, però la prego, ci illustri la situazione attuale. Allora, abbiamo cominciato ieri l'evacuazione a Aleppo, più o meno 4.000 persone, abbiamo ricominciato questa mattina alle 7, però come parlo adesso, l'operazione è in stand-by, non so ancora quali sono le ragioni, però per il momento non ci sono più evacuazioni. In totale, quindi, quello è sicuro, più di 4.000 persone, centinaia di bambini feriti. Abbiamo ricominciato questa mattina e forse continueremo un po' più tardi nella giornata. Che cosa fa il mondo? Perché noi diamo queste notizie, Carboni, poi la gente a casa o la gente che ci segue si domanda: sì, va bene, ma io che cosa posso fare? Cioè, non ci siamo mobilitati abbastanza, non si scende in piazza abbastanza, non si chiede abbastanza, cosa manca? Ma è difficile rispondere a questo. Oggi c'è la tensione su Aleppo, oggi c'è i media che parlano da Aleppo, però sono più di 6 anni che non solo in Siria, però in Iraq, in Yemen, la situazione è drammatica. Oggi possiamo anche parlare del Yemen, quindi penso che una mobilizzazione collettiva, però politica, è quello che è più importante. Noi umanitari non possiamo risolvere i problemi di violenza in questa regione. Noi possiamo solo comprare il tempo per i politici, che devono trovare una soluzione per fermare questa violenza, questi conflitti. C'è la Siria, però oggi c'è anche l'Iraq, oggi c'è anche Yemen. Quindi certo, penso che come individui è il nostro peso sui politici. E poi una cosa molto semplice per gli italiani è appoggiare la Croce Rossa italiana. Essere un volontario, dare le risorse finanziarie alla Croce Rossa italiana, penso che questo sia anche molto importante. Fabrizio Carboni, io la ringrazio, ricordo capo delegazione Comitato Internazionale Croce Rossa in Libano, collegato con noi via Skype da Beirut. Le immagini che vedete, Francesco Rocco, quei pullman verdi che hanno dovuto fare, parto e rientro, non ce la faccio andare, devo rientrare. Proviamo a immaginare anche il coraggio della gente che è lì per portare via altri. Portare via dove poi? In questo momento nella zona di Aleppo Ovest si stanno ammassando lì, ovviamente si sta organizzando anche la distribuzione di pasti caldi, c'è anche un fenomeno di ritorno, ci sono alcune zone di Aleppo che sono state riconquistate negli ultimi giorni e alcune persone stanno rientrando dentro casa. Il problema di Aleppo però in questo momento, tutta la zona est, anche nelle zone ormai chiamate liberate, perché comunque la situazione sì, è abbastanza complessa, non hanno i servizi primari, cioè non c'è acqua, non c'è riscaldamento. Si muore di colera. Di Aleppo, e della mancanza d'acqua ad Aleppo, cioè non è di oggi. Noi sono almeno 2 anni e mezzo che come Croce Rossa denunciamo la guerra dell'acqua ad Aleppo, che è una delle cose più vergognose che siano capitate. Lo diceva Fabrizio prima, cioè il problema è che i politici e la comunità internazionale ha consentito questo, perché a forza di veti non si è voluta trovare una soluzione a questo conflitto. Allora, io chiudo chiedendo, non serve neanche vedere il sito della Croce Rossa italiana, digitate Croce Rossa italiana, voglio dire, e questo è, lo sappiamo fare tutti. Quando chiediamo così, io lo faccio anche a livello personale oltre che di comunicazione, perché chiunque abbia la fortuna di conoscere Francesco Rocco e di conoscere la Croce Rossa italiana sa che il sostegno deve essere dato a queste persone, deve essere dato, perché sono queste le persone che poi permettono di respirare e di ritrovare, oltre alla salvezza, la dignità a chi nella guerra purtroppo ha perso anche quella. Grazie a Francesco Rocca, rimane con noi Piero Schiavazzi, rimane su tutto la notizia, su tutto nel senso che è la cronaca dalla quale noi partiamo e continuiamo a partire. Arrestato Raffaele.